Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi sono qui per parlarvi di tre errori principali che vengono fatti in palestra, specialmente dagli utenti italiani. Vi dico questo perché? Perché io ho lavorato anni nelle palestre in Italia e ho sempre notato questi errori ed è per questo che il 90% degli utenti delle palestre italiane non migliorano, pur magari allenandosi da anni. Ci sono quelle persone che magari è anni che frequentano la palestra e sono migliorati i primi 2 mesi di attività e poi dopo, come per magia, non hanno più avuto risultati. Quindi ragazzi, prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella e lasciare anche un like. Poi un'altra cosa di cui vi voglio parlare è quanto carico utilizzare. Ci sono persone come i principianti, ma anche persone che comunque si allenano da un po' di tempo, non hanno ancora ben chiaro quanto carico bisogna utilizzare in allenamento. Oggi sono qui e vi voglio chiarire un po' tutte queste idee, tutte queste cose. Uno degli errori più comuni che viene fatto in palestra qual è? Che l'utente medio fa i movimenti in tutti gli esercizi troppo veloci. Allora, fare i movimenti veloci è vero, comporta l'utilizzo di carichi più alti, ma non è detto che utilizzare un carico alto e fare movimenti super veloci vi fa migliorare di più, specialmente se andate a fare la fase negativa, la fase di discesa ad una super velocità. Quindi quando andate in palestra, se vi guardate intorno, il 90% degli utenti, fateci caso, quando vedete quelli che fanno i bicipiti con il bilanciere, vanno a fare la discesa che sembra che prendono la rincorsa per risalire. Stessa cosa in molti lo fanno sulla panca piana, ma anche in tanti altri esercizi. Prendere la rincorsa durante la discesa per poi andare ad affrontare la salita, questo non va assolutamente fatto. Perché in molti fanno questo? Perché stanno caricando magari in maniera eccessiva. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna fare una discesa sempre controllata. Bisogna utilizzare la cosiddetta connessione mente muscolo. Quando ci si allena, prendiamo sempre l'esempio dei bicipiti con il bilanciere, bisogna sentire anche il muscolo che lavora durante la discesa del movimento. Se voi fate una discesa troppo veloce, non sentirete il muscolo che si attiva durante la discesa del movimento. Questo cosa comporta? Comporta che durante la discesa il vostro muscolo non lavora. Se voi fate il movimento in maniera corretta, quindi salita veloce, veloce il giusto per intendersi, una discesa controllata, questo comporta che voi sentite il muscolo che lavora sia durante la salita sia durante la discesa. Se fate le vostre ripetizioni troppo velocemente, sentirete il lavoro solo durante la salita. Quindi è come se andate a buttar via mezza della vostra serie, perché le fasi negative non le fate. Quindi questo era il punto numero uno, che mi raccomando, dovete fare sempre attenzione a questa cosa. Poi quando vi allenate dovete ascoltare con la mente il vostro muscolo target che state allenando. Se durante la discesa non sentite il muscolo che si attiva a livello di percezione mentale, significa che state facendo la negativa troppo veloce. Se voi riuscite a sentire il muscolo che lavora anche durante la fase di discesa, significa che state andando alla velocità giusta. Quindi questo è il tipo di sensazione che voi dovete avere a livello mentale. E così con il tempo migliorerà sempre di più la vostra connessione mente muscolo, che sul lungo periodo sarà questa a farvi migliorare sempre di più e a farvi isolare sempre di più il muscolo che state allenando rispetto a tutti gli altri per permettervi di farlo crescere. Punto numero 2. Un altro errore che viene fatto dalla maggior parte delle persone è: quando si allena un muscolo bisogna sempre portarlo alla massima contrazione, e questo lo fanno quasi tutti, ma poi non si pensa a portare il muscolo nella fase di massimo allungamento. Quindi, tornando sempre all'esempio dei bicipiti con il bilanciere, quando si sale bisogna contrarre al massimo il nostro bicipite, ok? E durante la discesa bisogna allungare il braccio il più possibile. Dobbiamo sentire una sorta di stretching all'interno del nostro muscolo bicipite e portare il braccio in massimo allungamento. Perché ricordatevi, i muscoli non crescono solo in contrazione, ma crescono anche in allungamento. Quindi è necessario che questa cosa la fate sempre. Ora, io prendo di riferimento sia per questo esempio sia per l'esempio precedente i bicipiti con il bilanciere, per farvi capire perché l'esercizio che tutti conoscete. Però questa regola
regola vale per tutti gli esercizi, che sia una pressa, che sia uno squat, che sia una panca piana, quello che volete, che sia un esercizio per le spalle. Dovete sempre andare in massimo allungamento e massima contrazione e fare il movimento controllato, perché spesso si vede queste persone che si allenano portando l'attrezzo in contrazione, cioè portando il muscolo in contrazione. Successivamente, quando si fa la fase di discesa, non si arriva ad allungare al massimo il muscolo, quindi non vengono coinvolte tutte le fibre. Perché se voi non fate un movimento completo, andando da massima contrazione a massimo allungamento, non fate un movimento completo, ma lo fate più corto. Questa cosa fa avvenire un minor reclutamento delle fibre del vostro muscolo che state allenando. Quindi non deve avvenire. Logicamente, se voi fate il movimento più corto, riuscite a caricare di più. È meglio caricare 5 kg in meno, 10 kg in meno e fare il movimento completo. Punto numero 3, il più importante, è andare a cedimento muscolare. Qui si apriranno critiche, perché in Italia purtroppo da qualche anno tutti questi corsi che fanno per farvi diventare personal trainer, perché in Italia ad oggi ci sono più personal trainer che utenti che vanno ad allenarsi in palestra. Da tutti quelli che vanno in palestra ad allenarsi sono tutti personal trainer, perché fanno questi corsi da 200 euro per diventare istruttore, che in un weekend tutti si diventano istruttori. Ma il fatto qual è? Che nella scuola italiana viene divulgato sempre l'allenamento a buffer. Io sono stato un grande divulgatore dell'allenamento a buffer in passato. Ma perché? Perché in passato facevo un altro sport, non facevo bodybuilding, facevo powerlifting e strongman. Quindi che cosa andavo a fare in passato? Andavo a fare una disciplina puramente con l'obiettivo di aumentare la forza. Potete ben capire che se voi prendete una persona che di panca piana fa 200 kg, è logico che lui lavora a buffer, perché lavora con un carico talmente alto, se si spinge ad andare a un reale cedimento rischia un grave infortunio, ma perché utilizza dei carichi veramente alti. Io personalmente, prima, quando facevo le gare di strongman, mi allenavo magari facendo 180 kg di squat, mi allenavo facendo 130 kg di panca. È normale, cioè più volte la settimana, quindi è normale che io andavo a buffer. Ma perché? Perché il mio obiettivo era quello di migliorare la performance. Il mio obiettivo non era quello di spaccare la fibra muscolare il più possibile, e il mio obiettivo era quello di lavorare con carichi molto alti e una tecnica buona per migliorare la performance. Magari molti di voi non lo sanno, lavorare a buffer significa fermarsi prima del cedimento muscolare, una o due ripetizioni prima. Questo ha senso se voi avete il fine di migliorare la forza, con la prospettiva di partecipare magari a una gara di powerlifting, a una gara di strongman. Ma se voi volete crescere a livello muscolare, la cosa più giusta da fare è arrivare a cedimento, vale a dire cercare di, detto in parole povere, di spaccare le fibre del vostro muscolo il più possibile. Più catabolismo creiamo durante l'allenamento spaccando le nostre fibre muscolari, maggiormente durante il recupero e una buona alimentazione andiamo a riparare il muscolo danneggiato durante l'allenamento. Quindi l'allenamento catabolizza il muscolo, lo spacca. Finito l'allenamento si entra nell'anabolismo, nel momento in cui si va a mangiare e a riposare il muscolo cresce. Quindi quando vi allenate dovete spaccare questo muscolo. Come si fa ad andare a cedimento? Come si fa a capire se realmente state andando a cedimento? Facciamo finta che oggi andate in palestra, avete nella vostra scheda di allenamento 4 serie da 10 ripetizioni come primo esercizio di curl bicipiti. Dovete fare il riscaldamento. Successivamente è la prima settimana della scheda e voi non sapete che carico utilizzare, perché questa scheda non l'avete mai fatta. Quindi voi andate ad ipotizzare il carico da mettere per fare queste 10 ripetizioni sul vostro car con il bilanciere. Facciamo finta che voi ipotizzate che con 50 kg riuscite a chiudere a cedimento 10 ripetizioni. Quindi voi caricate 50 kg sul bilanciere, iniziate a fare le vostre ripetizioni, ma attenzione, l'errore che tutti fanno qual è? Che si fermano alla decima ripetizione. Errore. Che cosa dovete fare voi? Vi dovete fermare quando andate a cedimento. Quindi voi non vi dovete fermare quando arrivate al numerino 10, perché nella scheda sta scritto 10 ripetizioni. Voi vi dovete fermare quando siete andati a cedimento, perché questo è importante per crescere. Se non lo fate, no, non crescete. Quindi voi iniziate 50 kg a fare
fare le vostre ripetizioni, vi fermate a cedimento, vale a dire quando non riuscirete a fare neanche mezza ripetizione in più. Quindi vi accorgete che con 50 kg vi scappa fuori, facciamo finta, 16 ripetizioni tirate a cedimento e la 17esima non ci stava dentro, quindi tirate a cedimento. A questo punto va benissimo, perché voi siete andati a cedimento, anche se nella scheda stava scritto di farne 10. Ok, va benissimo, siete andati a cedimento. A questo punto cosa dovete fare? Dovete affrontare la seconda serie. Per andare ad affrontare la seconda serie, che cosa dovete fare? Nella scheda c'è scritto di farne 10, voi ne avete fatte 16, significa che il carico che state utilizzando è troppo leggero. Quindi la serie successiva aumentate il carico per cercare di andare a cedimento su 10 ripetizioni. Quindi da 50 kg uno potrebbe provare a farne 60. Mette 60 kg e inizia a fare la seconda serie. Nella seconda serie vi accorgete, mi raccomando, non vi dovete fermare a 10, vi dovete fermare quando siete a cedimento. Nella seconda serie vi accorgete che ve ne scappa fuori 12-13 ripetizioni. Facciamo 12 e mezzo. A quel punto vi fermate, siete andati a cedimento e fate un ragionamento. Nella scheda c'è scritto di farne 10, ma io ne ho fatte 13. Che cosa devo fare? Il carico è ancora troppo leggero, aumento. E da 60 kg metto 65. Con 65 kg inizio la terza serie e cerco di fare più ripetizioni possibili e me ne scappa fuori 9 o 10 tirate a cedimento. Questo significa che 65 kg e ve ne scappa fuori 9,5. Questo significa che 65 kg è il carico giusto. Quindi voi prendete il vostro quaderno, prendete le note del vostro telefono e scrivete 65 kg per 9 ripetizioni o mezzo. 9, 10 ripetizioni. Quello è il carico giusto. Quindi voi avete un dato. La settimana successiva, quando tornate ad affrontare il vostro allenamento, il vostro esercizio, terminato il riscaldamento, sapete già che dovete partire nella prima serie per fare 10 ripetizioni con 65 kg. Però la seconda settimana voi tornate in palestra con 65 kg, non vi fermate a 10 ripetizioni, vi fermate quando siete andati a cedimento e vi accorgete che quel giorno lì ve ne scappa fuori 12, perché magari la performance è un pochino migliorata rispetto alla settimana precedente. Quindi a quel punto che cosa fate? Aumentate subito il carico, da 65 mettete 70, fate una bella X sul vostro quaderno dove avevate scritto 65, scrivete 70 e con 70 vi accorgete che ve ne scappa fuori 9 o 10 di ripetizioni, quindi quello sarà il vostro nuovo carico. Successivamente andate ad affrontare la terza serie. Nella terza serie iniziate a fare le vostre ripetizioni cercando di andare sempre a cedimento e vi accorgete a quel punto che ve ne scappa fuori 7 di ripetizioni. Perché? Perché siete stanchi dalle ripetizioni fatte in precedenza. A quel punto che fate? A quel punto, se nella scheda c'è scritto di farne 10 e voi siete andati a cedimento alla settima ripetizione, significa che quel carico è troppo pesante. Quindi quando andate ad affrontare l'ultima serie, la quarta, abbassate nuovamente il carico di 5 kg. Quindi da 70 kg tornate magari a 65. E nell'ultima serie vi accorgete che più o meno ne fate 8, 9, 10 ripetizioni. Quindi che cosa dovete fare? Il succo del discorso: l'obiettivo vostro è andare sempre a cedimento muscolare. Se poi vi esce fuori 3-4 ripetizioni in più rispetto a quelle scritte sulla scheda, nella serie successiva aumentate il carico. Il carico più alto che riuscite a fare ve lo scrivete sul quaderno, non li scrivete tutti, scrivete solo quello più alto. A mano che vi allenate, quando fate le serie, se vi accorgete che vi escono fuori meno ripetizioni di quelle previste dalla scheda, significa che siete stanchi e che quel carico lì è troppo pesante. Quindi nella serie dopo alleggerisci un pochino il peso, cercando di stare sempre intorno al range di ripetizioni scritto nella scheda. Quindi questo è importantissimo, perché il 90% degli utenti in palestra mette un carico a caso sul bilanciere, c'è scritto di fare 10 ripetizioni sulla scheda, si ferma a 10 ripetizioni, ma magari in canna ce n'aveva 15. Quindi quell'utente lì ha buttato via 5 ripetizioni. E ricordatevi che i vostri muscoli
muscoli hanno lo stimolo alla crescita nelle ultime due ripetizioni, quelle che andate a soffrire di più, quelle che si avvicinano di più al cedimento muscolare. Se voi vi fermate 3, 4, 5 ripetizioni prima, non avete questo stimolo alla crescita, e dopo 10 anni che andate in palestra, pur seguendo una dieta, pur riposando bene, pur facendo una vita da atleta, allenandovi 3, 4, 5, 6 volte a settimana, non migliorate, ok? Quindi ragazzi, vi ho fatto un bel discorso lungo, ma spero che sia chiaro. Poi io comunque parlo come mangio, non è che sono troppo tecnico, spero che tutti possano capire quando parlo, sia dall'adulto sia dal ragazzino. E niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete altri video di questo genere lasciatemelo scritto qui sotto nei commenti. Ciao a tutti.